Dunque ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Takemura ci ha telefonato, ci ha chiamato, la parata è quasi pronta, cioè siamo proprio prontissimi per partecipare anche noi alla parata, al grandissimo evento di questa parata dove noi ci dobbiamo infiltrare, fare quello che dobbiamo fare e dobbiamo andare al bazar di Japantown, quindi io per il momento direi di aspettare ancora un po' perché volevo appunto andare a mangiarmi la pizza con Jody. Nel frattempo, per conto mio, mi sono dedicato a fare un po' di attività secondarie di queste attività criminali della NCPD. Ne ho fatto un po' in questa zona, infatti, vedete, l'abbiamo proprio liberata. Bene. Perché anche quelli ci sono. Siamo saliti di 42 di reputazione, siamo ancora a livello 25, dobbiamo ancora abbiamo 2 punti attributo, 2 punti talento da utilizzare, però per il momento non li utilizzo. Andrei subito da Judy e in questo episodio ci dedichiamo a mangiarci la pizza con Judy, vediamo un po' che succede. Magari se ci avanza tempo, torniamo anche da Panam. Allora, tipo questo, cioè questo incontra Panam e poi vai all'appartamento di Judy di sera e ci andiamo. Che è anche vicinissimo, siamo proprio in zona, bene. Come sempre voi ragazzi, se i video vi stanno piacendo, vi stanno garbando, lasciate like, condividete e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Cyberpunk mi sta gasando parecchio, mi sta piacendo un mondo, ho intenzione di completarlo tutto, quindi ci saranno tantissimi e tantissimi episodi ancora dedicati a Cyberpunk. Comunque siamo arrivati, penso di sì. Era questo non era questo l'appartamento di Panam di Judy. Boh, non lo so. Vediamo. Oh sì. No, sì, ok. Ma dobbiamo aspettare, aspettiamo. Ehi, hey, Vi, entra. La pizza si raffredda. Tom. Siamo in cucina. Sei qui, bene. Siediti. Lei è Roxanne. Lavora al Klaus da più tempo di tutti noi. Ciao, Ciao. Roxanne. Ehi, piacere. Quando ho sentito quello che hai fatto al Clouds, mi sono troppo pentita di essermelo perso. Mangia la pizza gratis e poi andiamocene di qui, ok? Johnny. Due dev eravate amiche? Sì, quando è tornata al Clouds le si è ritorto tutto contro. Ormai doveva essere lontana, era quella che era riuscita a uscirne. Ma sotto sotto ero contenta di rivederla. Ora mi sento così stupida. Sei qui perché vuoi vendicarti per quello che le è successo? Quello di sicuro. Ma vorrei anche avere un lavoro normale, sai, niente più paura né lacrime. Sì. Roxanne. La puzza di cadavere non se ne andrà mai. Tu ammazzi un sacco di gente, hai un segreto. Hai una delicatezza innata, vero? Ah, la Strano, eh? tipa. Con tutto l'impegno che ci metto. Maiko. Comunque, Forrest oggi non è venuto al lavoro. Maiko, E Maiko. nemmeno ieri. Incredibile, mi chiedo perché. Sarà malato.
O ha vinto alla lotteria e si è comprato un biglietto per la luna. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Avete finito con i convenevoli. La rivoluzione non si organizza da sola. Ho modificato il chip comportamentale. Può dare a qualsiasi doll un sistema di riflessi motorio. In altre parole, fa muovere e combattere una doll come un solitario professionista. Interessante, no? Quello che si impara sintonizzando orgasmi finti per le Mox. Ti spiace uscire? Non si fuma qui. Farai cambiare aria? Bella mia, non già mi stai sulle balle. Ok, vado alla finestra. Vattene un po' a fanculo, dai. Te l'ho già detto. Il corpo reagisce come se eseguisse una serie di movimenti imparata a menadito. L'abbiamo già testato su Tom. Gli impulsi del chip sostituiscono i riflessi naturali. Perciò è come se l'utente fosse vittima di cyberpsicosi. È praticamente la stessa cosa di quando ci attiviamo per i clienti. Allora, sono solitario ben più che sicuro. Vi sveglia! I solitari non eseguono dei semplici movimenti. Elaborano informazioni in frazioni di secondo, logistica, processi decisionali. È il risultato di anni di pratica. Dubito che il tuo chip possa compensare tutto ciò. Probabilmente hai ragione, ma non vedo altro modo. L'alternativa è un allenamento intensivo, ma non c'è tempo. Una tecnologia che ha solo pro e nessun contro, non me la bevo. Che effetti collaterali ci sono? La modalità di combattimento si attiva automaticamente in presenza di una minaccia e non c'è modo di disattivarla. Non ho trovato altre soluzioni. E basta? Non lo so. L'unico modo per saperlo sarebbe eseguire test su una serie di soggetti per mesi. C'è anche un problema etico. Potresti ammazzare qualcuno senza ricordartelo. Va bene, dai. Ok, devo vederlo per crederci. Finalmente qualcuno l'ha detto. Tom? Dai, Tom. Ho estrapolato la sequenza da un virtu di Kung Fu. Cazzotto. Sembra un cazzotto. Johnny, stai attento, Lo ammetto, niente male. Certo, per la piazza del mercato di Kabuki. No, prima di parlare seriamente d'affari, voglio vedere qualcosa di concreto. L'hai appena visto. Ho visto un trucchetto da bar, voglio vederlo combattere. Abbiamo un esperto di combattimento tra noi. Voglio vedere come Tommy se la cava con lui. Vi? Vabbè. Basta che non distruggiate tutto, mi piace qui. Ci sto. Dacci dentro. Tom, un'ora di personale. Ma che? Oh, attenzione. Ci sei? Mi senti? Guarda che roba, hai visto? Devo fare un po' di cardio. Ottimo lavoro, Judy. Hai superato te stessa. Se decidessi di venderlo, saresti la Judy più ricca degli NUSA. Il mondo è già pieno di macchine da guerra. Non voglio crearne di nuove. Quando avremo finito, ridurrò in polvere i chip. Ok. Non c'è dubbio. Il chip funziona. Ok, facciamolo. Abbiamo un esercito di 3 picchiatori e una tecnica. E adesso? Le guardie e i Tiger Claws li mettiamo sotto senza problemi. Li stendiamo, disarmiamo o accompagniamo fuori. Il Klaus sarà nostro. Va bene, dai. Ai boss invece diamo un ultimatum. Una fetta del ricavato se accettano di non farsi più rivedere al club. E di non avere più voce in capitolo nella gestione. Come pensavo, un piano folle e abbozzato. Non vedi a un palmo dal tuo naso. Eliminare la sicurezza non servirà a nulla. I Klaus manderanno altri uomini. È ironizzato l'uomo a cui bisogna arrivare. Dove troviamo questo Hiromi? Al suo appartamento, nella mega torre H8, ultimo piano, l'attico. Non esce quasi mai dalla sua casa di cristallo.
ma io troverò il modo di entrarci. Va bene. Sai che potrebbe funzionare? Maiko, direi che sei dei nostri, no? Altrimenti non sarei qui a sprecare il mio tempo. Allora, Vi, Tom, sei sempre un po' stronzina. Avete deciso? Io devo pensarci. Ecco, non ho mai ammazzato nessuno. Roxanne, dai. Vi? Grande non Tom. Non dirmi che ci stai pensando. Conta su di me, Judy. Giovani, dai, che lo facciamo. Aiutata, no? Grazie, Vi. Risparmia la gratitudine per dopo. No, organizzo l'incontro e vi faccio sapere. Mi servono un paio di giorni. Buon divertimento. Aspetta, Maiko. Ce lo dai un passaggio? Solo se state in silenzio. Mi sta venendo il mal di testa. Merda. Ho paura, Vi. Andrà tutto bene. A proposito di gratitudine, capisco che quello che ti sto chiedendo di solito è a pagamento. So che vuoi darmi una mano, ma sono felice di pagarti la tariffa completa. Mi sembra più che giusto. Non se ne parla, Judy, non se ne parla per niente. Questo lo faccio perché stiamo svarionando così. Judy, sul serio? No, non se ne parla. Ma... Su. Silenzio. Cazzo. Vi, stai bene? Non tanto, direi. Vi, non mi sembri in forma. Ok, sto bene. Va meglio. Oh, cazzo, Vi. Che succede? Stai male? È passato. Non ti preoccupare. È tardi. Sei stanco. Puoi dormire sul divano se vuoi. Va bene. Grazie mille. Non ti preoccupare. Mi casa è tua casa. Vabbè. Dormiamo un po', ragazzi. Non siamo messi molto bene. Ma per niente. Cazzo. Fai colazione, opzionale. Bene. La collezione di Bushido, in formato BD. I primi tre sono roba da collezionismo ormai. Dov'è Judy? A qualcuno piace bagnarsi i piedi. Non serve un esperto, è un equipaggiamento serio. Non sapevo che si occupasse di robotica. Ah, questo sì che è una figata. Credi che sia il suo modo per rilassarsi? Dopo una dura giornata di sintonizzazione di video hardcore, non mi stupirebbe. Interessante. Sembra un cazzo di museo d'antiquariato. Allora dovresti sentirti a casa. La ragazza ha buon gusto. Sì, ha buon gusto. Questo non lo metto in dubbio. Ed è molto carina. 6 su 10. Io direi 10 su 10. Va bene, ragazzi. Usciamo. Però la pizza non ce la siamo mangiata, eh. Io non ne ho visto pizza. Sicuramente Judy ci contatterà più avanti. Vedremo. Io a questo punto direi di andare anche da Panam e vedere un po' che succede da Panam, ragazzi. E ci vediamo lì. Siamo arrivati. Panam, eccomi. Se avessi
Pronti a partire? Ciao, Mitch. Hey, no, non ancora. Carol deve ancora controllare se la Militech ha lasciato qualche ICE nei sistemi. I corporativi non sono passati a reclamarlo? No, credo che siamo riusciti a coprire le nostre tracce. Abbiamo lasciato i camion con quei grossi logo vicino al campo dei Raffen. È stato divertente quasi quanto lasciare un sacchetto di merda di cane fumante davanti alla loro porta. Cazzo, sembra quasi uscito da una campagna delle guerre corporative. Niente male. Tutto a posto, pulito come uno specchio. Sai, ho sempre sognato di provarne uno. Sì, è il mio sogno nel cassetto. Il motivo per cui tanti fessi finivano al fronte. Non c'era neanche bisogno di reclutarli. Bastava mostrargli la tecnologia. Forza, salta su. È tutto pronto. Ok. Guardate il culo di Pana. Comoda. Ok, accendiamolo. Tieniti forte. Cazzo. Che succede? Qualcuno l'ha già messo in moto. Forse conviene... È tutto a posto. Dammi un attimo. Così a caso, proprio tasti. Dagli un altro paio di pugni. Sì! Ah, ok, perfetto. Due colpetti e via. Non è l'ultimo modello, ma Mitch e Bob hanno fatto il possibile. Che ne pensi? Ora capisco perché la definivano una bara. Molto accogliente. È molto accogliente. Lo puoi pilotare direttamente dal sedile. Devi solo connetterti. Ma come? Niente manopole, pulsanti e lucine varie? No, niente. L'impulso arriva direttamente alla corteccia cerebrale. In un certo senso il Basilisk diventa un'estensione del tuo corpo. Ha come un'unione mistica. Se è così mistico, perché ha un copilota? Per supporto extra. Te lo dirò quando saremo più lontani dal campo. Lo proveremo. Va bene. Ok. Andiamo. Se vuoi la massima funzionalità in combattimento, serve un'altra persona che si occupi del sovraccarico sensoriale. Un pilota comanda, l'altro gestisce le armi. Non farò niente, però, eh. È stranamente piacevole. Vedrai. Si è straiata Panà. Ok, dovrebbe andare. Prima una prova. Per ora mi disconnetto. Non richiede due piloti? Non dovrai pilotare e sparare. Sei pronto? Ok, vabbè, sono pronto. Panam. È tutto normale. La sincronizzazione neurale non è istantanea, ma non ci mette poi così tanto. Ecco, visto? Ah, ok, minchia. Ragazzi. Ok, comincio a capire cosa intendevi. Porca puttana. Riscaldati pure, non preoccuparti, non guardo. Fa un po' di manovre. Sinistra, ruota. Sembra di essere... D'accordo, vedo che cominci ad annoiarti. Sì, ora siamo... portalo vicino a quelle turbine. Quando te lo dico, gira a destra o a sinistra prima dell'ultima. Ok. È abbastanza basilare come cosa. Sinistra! Molto bene! Ci sono, ci sono. Sì, è così che si fa. Hai visto? Eh?
destra. Ottimo. Ora spariamo un po'. Fermati, attivo il sistema. Cosa offre il menù? Frena l'entusiasmo. Il basilisk è più un mezzo da trasporto. Ma potrai comunque divertirti. Bene, spara quei rottami. Questi? Oh, gliel'hai fatto per... Bene! Centro! Ok, l'allenamento è finito. V, ricordi quello che ti ho detto sugli impulsi? Beh, sta attento ora. Che sta succedendo? Mi sono connessa. I nostri sistemi nervosi sono collegati. Ok. I piloti del Basilisk che collaborano in armonia. È per questo che percepisco tutto raddoppiato. È il feedback sensoriale. I nostri sistemi sono intrecciati. Che ne dici di provarlo? Ok. Non dico di no. Riesci a sentirlo? Non so come facciano a concentrarsi in combattimento. Probabilmente non è sempre così intenso. E ora? Comunque noi siamo sempre senza cappelli. Io non lo so. Oh, attenzione! Adesso ce li abbiamo i cappelli, ok. Merda! Cazzo, ma siamo nudi? Ci hanno trovato. Dobbiamo tornare al campo. Sono i Raffen. Sono un bel gruppo, pronti a combattere. Raggruppo! Sono anche qui, Sol. In forze! Fateli fuori, poi riportate qui le chiappe e rendetevi utili. Andremo direttamente al campo, dobbiamo aiutare la famiglia. Ragazzi, non ho capito che cazzo è successo. Ma stavamo facendo roba davvero oppure ce lo siamo immaginati? Cioè, era frutto della nostra immaginazione. Cioè, era sesso virtuale o era sesso... normale? Okay. Vedo Panazzo, quei bastardi avranno una bella... Vabbè. Ok. Mettiamoci alla... Fai così. Solo un bestiame. Si sta terminando. Quanti cazzo siete? Tutti noi,
Ognuno ha modo suo. Dobbiamo pensare innanzitutto al bene della famiglia. Ma che cazzo! Affanculo. Guardate Michi come guarda Panam. Ah, ecco il coglione. Se vuoi che lasci il clan, dillo chiaramente. Almeno risparmiami un'altra delle tue prediche. Temo che dovrai sopportarne ancora un po'. Perché da oggi sarai tu a guidare questa famiglia, al mio fianco. Io che cosa? Cercavo un modo ufficiale per dirlo, ma come preferisci. Mi sbagliavo, avevi ragione tu, questa è la verità. Speriamo non succeda più. Ma io ho incasinato così tante cose. Avevi detto che... Lo so. Attenzione, ma ragazzi. Ho cambiato idea. Pace. Hai rischiato tutto per questa famiglia. Senza neanche sapere se ti avremmo accolta di nuovo. Okay. Ma finalmente l'hai capito. Okay. Beh, io... Dovranno cambiare molte cose. Sì, e per iniziare dobbiamo lasciare questo posto in fretta. La Militech non deve trovarci. Certo, preparerò il percorso. Congratulazioni. Finalmente Sol l'ha capito, ragazzi. Ma no, ma... Grazie, grazie. Devo ancora calmarmi. Grande Panam. Vieni con me? Così, cazzo. Ma che cazzo! Giornata interessante. Abbastanza. Mi sento come se avessi evitato per un soffio un frontale con un treno. C'è mancato poco. Non so se ce l'avrei mai fatta senza di te. Ah, ma dai. No, dico sul serio. Ti siamo tutti debitori. Puoi contare sugli Aldecaldo. Sempre. Ah, buono a sapersi. Nessuno dietro al bancone. Così mi piace. Birra? Limonata? Che cazzo? Allora chiedi pure. Birra. Ai lieti fini. A proposito di lieto fine, quando eravamo nel Basilisk, spero che tu non rimpianga quello che è successo. Rimpiango solo una cosa, di aver avuto così poco tempo. Beh, a questo possiamo sempre rimediare. Mm-hmm. Sai, potrebbe essere così ogni giorno tra noi. Vi, guardati attorno. Guardali. Potrebbero essere la tua famiglia. Panam, che stai... Resta nel campo. Unisciti a noi. Non possiamo accettare. Mi piacerebbe tantissimo, ragazzi. Io vorrei accettare, però... Mi piacerebbe, ma non posso, non fa per me, non è così semplice. Purtroppo non è così semplice. O lo vuoi oppure no, che c'è di complicato? È questo il problema. Al momento quello che voglio non significa nulla. D'accordo, Vi. Non dovrei farti proposte bomba in questo momento. No, ma io voglio accettare. Ma pensavo che... Non importa. Ma che vuol dire? Ma dai! Fammi sapere quando vi sposate. No, ma non c'è una quarta opzione, ragazzi. Ci penserò su, te lo prometto. Non lo so, sono scontento. Sono scontentissimo. Vi. Panam.
Vi, rilassati. Va tutto bene. Come ti senti? Cos'è successo? Ricordo che stavamo parlando e poi all'improvviso... Sei svenuto. Completamente. Ti abbiamo portato con noi. Dove? In un posto nuovo. Abbiamo spostato il campo. Non preoccuparti, sei al sicuro qui. Per ora. No, Vi. Johnny? Vi, devi dirmi che cosa sta succedendo. Il sangue. Hai perso i sensi per ore. Che cos'hai? Panam, io... sto peggiorando. Ogni giorno che passa... Ok, Vi, rilassati. Una cosa per volta. Che sta succedendo, esattamente? Ok, ma allora... hai mai sentito parlare del Relic? Il dispositivo della Rasaka? Ha qualcosa a che fare con le personalità, vero? Ho visto le pubblicità. Mi sembra una truffa per ricastri, a dire il vero. Non sono cazzate. Ho un biochip nella testa con uno di quei costrutti. E il chip è danneggiato. Allora toglilo! Non posso. Non è così semplice. Il Relic serve a tenermi in vita. Ma... quindi è cyberpsicosi? Perché se è così conosco delle persone che... No, i dati del chip stanno infettando i miei collegamenti neurali. Non ha niente a che fare con la cyberpsicosi. Se rimuovo il Relic, muoio. Se non risolvo con il costrutto, muoio. Insomma, cazzo, sono nella merda. Panam. Cerco solo di conviverci, di sopravvivere in realtà. Di certo non ti fa molto bene alla salute. Devo andare. Mi sento meglio. Davvero. Aspetta. Vengo con te. Mi pareva di aver sentito la sua voce. Ehi, Mitch. Ciao, Mitch. Ah, eravamo preoccupati. Mi sono preso cura del tuo mezzo. È laggiù. Vabbè. Ma non ci stai già lasciando, vero? Va tutto bene? Grazie. Mi fermerò per un po'. Fa come fossi a casa tua. Ok, grazie. Ricorda, la nostra offerta è sempre valida. Se avrai bisogno di aiuto, gli Aldecaldo saranno qui. Almeno su questo siamo d'accordo. Se hai bisogno di qualcosa, sai dove trovarci. Mi fa piacere, ragazzi. Bene. Grazie a tutti. Vuoi che ti accompagni? Ragazzi, allora, questa zona dai tempi dei vecchi percorsi. Una bella reputazione. Siete davvero al sicuro qui? Con gli Adakaldo. Per ora, sì. La Militech non si spinge fino a qui. E i nostri punti di vedetta sono migliori. Bentornato nel mondo dei vivi! Ciao. Era ora che la bella addormentata si svegliasse. Ehi là! Ah, simpatico. Ma sai, tutto qui è temporaneo. Tutto quanto. Presto dovremo decidere cosa fare. Come sempre. Vi, tornando a quello che stavamo dicendo. Sì? Non fingerò di aver capito. Non credo neanche di averlo ancora accettato. Ma dico sul serio, come posso aiutarti? Sinceramente, non ne ho idea. Ma deve esserci qualcosa, qualcuno che può... Ricordi Hellman? Ha creato lui la tecnologia dei costrutti di personalità. Per questo volevi trovarlo. Ma si è rivelato un buco nell'acqua. Ora devo capire cosa fare. Troverai un modo. E quando lo farai, avvisami. Ti aiuterò. Tutta la famiglia ti aiuterà. Sol non stava scherzando, capito? Grazie di tutto. Per essermi di sostegno. Abbi cura di te. E fammi sapere se... Beh,
fatti sentire. Senz'altro. Ciao, Panam. Che gnocca. Panam, a presto. Ciao. Ragazzi, vabbè, che dire. Ci siamo fatti una bella reputazione qui nel negli Alde Caldo, l'accampamento che degli Alde Caldo, con Panam, Mitch, Saul, compagnia bella. Sono soddisfatto, sono contento, anche perché il rapporto tra V e Panam si è molto molto legato, e questo mi fa molto molto piacere. A questo punto io spero che non finisca qui, diciamo, davvero. Qui c'è già un altro incarico interessante. Spero che non finiscano qui le nostre avventure con Panam e la sua combriccola, ragazzi, perché mi farebbe davvero piacere continuare a lavorare con loro e continuare a relazionarmi con Panam. Però per il momento io me ne andrei, anche perché non c'è altro da fare a parte questa missione. Però la vedremo poi, la vedremo poi. Adesso noi dobbiamo andare al bazar di Japantown, quindi a questo punto, per il momento, io mi fermerei qui con questo episodio di Cyberpunk 2077. Voi fatemi sapere la vostra, e se, attenzione, Giudici manda un messaggio. E vi, tutto ok? Sì, tutto a posto. Sto bene. Grazie ancora. Sai per cosa? Se non è mia. Ok. Va bene. Dicevo, voi come sempre, ragazzi, fatemi sapere la vostra, e come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.